Buonasera, ben collegati, questa sera la nostra diretta è su Focus, un ringraziamento a tutti coloro che organizzano queste meravigliose eh, realizzazioni, questi collegamenti, eh, salutiamo e ringraziamo eh, anche coloro che eh, dietro le quinte si danno tanto da fare per permettere a tutti coloro che ci ascoltano di ricevere questo segnale, questo messaggio che ogni settimana, già da un po' di tempo, noi inviamo tramite il web. Vi ricordo che tutti i nostri video filmati sono disponibili sulla nostra nuova piattaforma Vimeo dove potrete iscrivervi e anche visionare tutti gli eventi che noi abbiamo registrato e anche così partecipare al sostegno della nostra attività sono dei eh, non ci vuole molto per sostenerci però tutto più più siamo e più sicuramente riusciamo a portare avanti questa opera che sentiamo essere importantissima soprattutto in questo tempo così difficile. Ancora siamo, come vedete, nella situazione di eh, lavorare in questo senso, in questo modo, ci incontriamo sulla rete, però meglio che niente, sicuramente anche queste riunioni serviranno per eh, avvicinarci a quella realtà che tanto sentiamo battere nel nostro cuore. Io vi saluto tutti, vi ringrazio tutti, so che sempre siete numerosi e questo non può farci altro che piacere, come anche sono molti coloro che sentono di aderire alla nostra associazione partecipando, secondo le nostre logiche, al sostegno di questa attività divulgativa. E da quest'anno, forzatamente, ma comunque secondo me, è stato anche un... Un momento molto importante è quello di poter lavorare per far condividere tutte queste informazioni attraverso la rete. Poi abbiamo anche la possibilità di lavorare un pochettino sulla qualità, perché quando poi vedrete eh, le registrazioni tutte elaborate, tutte arricchite, e soprattutto in alta definizione, è sempre un piacere, perché come diciamo, anche l'occhio vuole la sua parte. Mm. sono finiti finite è finita l'era diciamo dell'analogico se così vogliamo dire e lavorando nel digitale sicuramente abbiamo più possibilità e più eh, di rendere più appetibili e anche eh, più interessanti tutti gli argomenti che eh, cerchiamo di trattare nelle, nella nostra divulgazione e mh, parlando un attimo anche del nostro giornale che poi in chiusura vi farò vedere un'anteprima di quello che è stata la nostra ultima realizzazione e che spero tanto che entro il mese di marzo arrivi a tutti coloro che sono iscritti. Potete iscrivervi alla nostra associazione e anche tesserarvi, avere le varie, eh, abbiamo diverse, diversi tipi di tesseramento che offrono diverse realtà. E vi consiglio sempre di visitare il nostro sito www.associazione.saras.it giulianofalciani.com potete trovare tutte le informazioni che servono per capire lo scopo della nostra attività e soprattutto anche per conoscere quelle infinite, eh, eh, come si può dire, quelle infiniti argomenti che noi trattiamo eh, nella nostra divulgazione. Bene, l'argomento di questa sera è un argomento che ho voluto dividere in due parti perché ehm, in questo modo ho la possibilità di eh, approfondire alcuni passaggi che sono molto significativi e che riguardano eh, questo argomento. E perché è importante che certi concetti possano rimanere fissati nella nostra... Mente, ma soprattutto nel nostro cuore perché poi durante la vita durante la giornata determinate informazioni non possono far altro che perfezionare il nostro movimento o perlomeno il nostro scopo è sempre quello di dare la possibilità a tutti di avere un punto di riferimento oppure alcune informazioni che poi possono o non possono essere utili nella vita di tutti nei momenti della giornata. Io mh, devo dire che tutte le persone che corrispondono con noi sono molto mh, contente di questa attività e soprattutto tutte le, le risposte che io cerco di dare anche nelle comunicazioni che mi arrivano tramite mail o tramite o a me o ai miei collaboratori, noi cerchiamo sempre di dare quelle giuste eh, risposte che poi servono a migliorare la nostra eh, vita. E mh, sono molto contento perché eh, si nota in queste domande che c'è un interesse particolare, quindi profondo, ed è quello che a me più di tutti Interessa che le persone riescano da sole a capire cosa vogliono fare della loro vita, come la vogliono vivere e soprattutto che tipo di realtà possono vivere per migliorarla. Quindi noi non facciamo altro che questo, dare delle opportunità per eh, essere più felici della nostra esistenza. L'argomento di questa sera che io vorrei trattare è è lo scopo della vita come prepararsi alla prossima esistenza e certamente ci sarà un'altra esistenza ci sarà come ce ne sono state molte altre e certamente se noi vogliamo vivere una nuova esistenza priva eh, eh di determinate situazioni che oggi ci fanno soffrire, io sono convintissimo che dobbiamo lavorare molto su questa esistenza che noi, in cui noi stiamo vivendo. Quindi, l'argomento che oggi voglio affrontare con voi, io penso che ci aiuterà a comprendere il vero motivo e anche lo scopo della nostra attuale esistenza e. Sicuramente potremo anche, se seguiamo un po' eh, l'argomentazione in un modo profondo, possiamo anche riuscire ad intuire, ecco, un po' a percepire come potrebbe essere la nostra esistenza futura. L'esistenza futura che sarà subito dopo questa. Eh, ora, certamente non possiamo garantire che quando un essere... Lascia il corpo perché il suo spirito ha finito di sperimentare la sua esperienza, subito sia pronto un altro corpo per una nuova incarnazione. Perché tra un'incarnazione ed un'altra generalmente passa il giusto tempo, anche se nella dimensione astrale non esiste, però per intenderci, passa il giusto tempo affinché l'anima possa prendere piena coscienza del movimento compiuto in tutte le esistenze che finora ha vissuto. Quando ha preso coscienza e si è relazionato lo spirito con tutti i movimenti che ha compiuto nei vari corpi, nelle varie esistenze, decide come programmare una nuova vita. Una nuova vita che sarà sicuramente, eh, che terrà conto sicuramente di tutte quelle inadempiezze che eh, sono, si sono verificate nelle vite precedenti. Quindi noi, come io spesso dico e come dirò per sempre, finché non supereremo questa dimensione, quindi la dobbiamo proprio far nostra questa verità, noi abbiamo la necessità di tornare tutte le volte per risolvere al meglio la nostra situazione evolutiva. E, quale migliore opportunità dell'incarnazione? Eh? Quindi il nostro spirito, che è il cavaliere eterno, quell'essenza divina, quella scintilla divina di luce che opera nella nostra natura fisica e che con l'ausilio dell'anima riesce a a memorizzare e quindi a raccogliere tutte quelle esperienze che vengono fatte nei vari corpi, nelle varie eh, manifestazioni della vita, ecco, lo spirito riesce attraverso queste registrazioni che l'anima fa a portare avanti il suo programma evolutivo. Ed è molto importante che noi comprendiamo che la nostra vita non è una, ma è continua io oserei dire che non esiste mai un'interruzione alla vita, semmai esistono dei cambiamenti, dei cambiamenti necessari a vivere nuove esperienze. E queste nuove esperienze, certamente le dobbiamo, le dobbiamo vivere, le dovremmo vivere in altri corpi, e magari anche in altre dimensioni, e magari anche in altri pianeti. E quindi quando abbiamo accolto questa realtà, noi possiamo sicuramente considerare la nostra vita eterna. Quando l'essere comincia a comprendere la logica dell'eternità, ha conquistato il concetto di vita eterna. Perché la vita eterna è non perdere mai quella centratura che esistenza dopo esistenza ci porta dritti verso la fonte dalla quale un giorno siamo partiti. E noi abbiamo dentro di noi tutti, nessuno escluso, questo richiamo, un richiamo che ci permette di eh, programmare tutte le volte una nuova esistenza sempre al meglio al meglio che serve per raggiungere il vero bene, cioè il bene supremo della nostra natura divina. Io sono talmente convinto e sicuro di quello che vi dico che mi sono abituato, e già da un po' di tempo, a condurre la mia esistenza come un qualche cosa che non finisce mai. Questo mi permette e mi ha permesso anche in passato, quindi mi permette anche nel presente e spero pure nel futuro, di avere un'idea piuttosto completa del mio progetto incarnativo. È molto importante, è molto importante che noi scopriamo il vero scopo della nostra esistenza. Perché... È l'ora di finirla, di pensare che siamo nati per caso o che magari nessuno ci aspettava e casualmente siamo venuti. Ogni movimento nella creazione è, proviene da un progetto che è stato creato dal piano causale e quindi non è una realtà casuale. Il caso non esiste. È un'invenzione dell'uomo quando non riesce a spiegare certi movimenti della logica divina. Il caso non esiste. Ogni movimento, ogni realtà, ogni situazione porta sicuramente da qualche parte ed è stata proprio creata per questo. Anche se umanamente non riusciamo a comprenderne del tutto il significato. Tutto nella nostra vita presente, passata e futura ha un senso, lo ha avuto e lo avrà. Ecco, quando noi abbiamo chiara questa logica possiamo sicuramente comprendere che noi stiamo, ci stiamo muovendo in una realtà che si chiama eternità. Ecco, ciò che è sempre stato... Mai uguale, in continua trasformazione. E questa è la risposta che io ho avuto dal piano superiore. Quando un giorno, l'ho scritto anche sul libro Il potere di essere, quando un giorno io domandai un espresso chiarimento sul concetto di eternità. Perché. A dire la verità, neppure le religioni sanno spiegare questo concetto di eternità. Ci sono alcune eh, difficoltà a comprendere questo concetto in una logica temporale, dove noi pensiamo che tutto debba necessariamente avere un inizio così come debba avere una fine. Io vi dico semplicemente che tutto è. E noi dobbiamo solo considerare questa realtà temporale. Io sono, tutto è, certamente in continuo movimento, certamente in continua trasformazione, perché se l'evoluzione fosse ferma non sarebbe tale, quindi non sarebbe vera evoluzione. L'evoluzione è movimento. A differenza degli animali, noi esseri intelligenti e senzienti abbiamo la capacità di fare un'analisi profonda e diligente del nostro movimento nella vita. Addirittura possiamo analizzare le azioni che abbiamo compiuto e pure i pensieri che abbiamo emanato durante la giornata. Certamente tutto non possiamo ricordare, ma sicuramente le azioni e i pensieri che hanno in qualche modo avuto una certa importanza, sì, perché dentro di noi lasciano il segno. Certi movimenti del giorno ce li portiamo a letto la sera e se abbiamo l'umiltà di analizzare il nostro comportamento, sicuramente balzeranno fuori determinati movimenti discordanti. Questo è il lavoro della coscienza, il lavoro del nostro sé superiore, il lavoro del nostro spirito, il lavoro del nostro maestro interiore, il lavoro del Dio che è in noi, il lavoro di quella scintilla d'amore che per sempre ci accompagnerà all'infinito. Accade che quando ci impegniamo in un lavoro di autoanalisi, noi chiamiamo in causa la nostra buona volontà, che in poche parole obbliga la nostra mente a ricordare. E poi. Come ho detto, è la nostra coscienza che è lo strumento del nostro spirito a far emergere tutto ciò che deve essere posto alla nostra attenzione, affinché finalmente possa avvenire un cambiamento e magari un ravvedimento. Perché se abbiamo l'umiltà di analizzare il nostro comportamento, noi permettiamo a quella voce interiore di colloquiare con noi. Attraverso il silenzio dell'ego, ne abbiamo già parlato, attraverso il silenzio dei nostri pensieri, noi possiamo ascoltare il giusto consiglio del nostro Dio superiore. Il momento più opportuno per analizzare il nostro movimento giornaliero sicuramente è la sera. Magari, magari quando stiamo per addormentarci, quando anche tutta la natura si ferma. Sì, tutto si ferma perché tutto deve vivere in questa logica temporale il meritato riposo e quindi anche noi. Per questo abbiamo la necessità di vivere un tempo nel giorno e un tempo nella notte. E questo è molto importante che sia vissuto, perché non solo ne abbiamo bisogno a livello fisico, ma ne abbiamo bisogno anche a livello spirituale. Per questo coloro che non riescono a riposare serenamente o a vivere la notte come un momento di abbandono, poi durante il giorno accusano delle realtà e delle sofferenze particolari. Ed ecco perché abbiamo bisogno di rifugiarci nel sonno ristoratore. Eh, poi scopriremo che non è proprio vero che stiamo veramente fermi eh, quando dormiamo, perché durante la notte, come spesso io vi dico, succede di tutto. Succede di tutto perché noi lavoriamo molto di più la notte con i nostri corpi sottili che il giorno con il nostro corpo fisico, semplicemente perché il corpo fisico occupa uno spazio e quindi occupa anche uno spazio temporale. È come il pensiero, è come l'azione. L'azione è limitata dal tempo, il pensiero non è legato al tempo. Per questo ce ne sono molto di più di pensieri che di azioni che compiamo. Eh? Quindi al di là del lavoro della nostra natura astrale, comunque, la nostra natura umana ha la necessità di riposare per recuperare le giuste energie, energie di cui ha bisogno la nostra materia. È, direi, una ricarica energetica. E mentre il corpo riposa, la nostra natura astrale e a volte anche quella superiore, cioè... Quella spirituale raggiungono la loro dimensione, e in mondi sottili svolgendo magari compiti particolari che non è necessario ricordare al nostro risveglio. Certamente qualche sensazione particolare la mattina a volte l'abbiamo, o ci sono persone che si svegliano stanche. Ci sono persone che si svegliano con una gioia interna che non sanno da dove venga e il perché. E ci sono persone che si svegliano nervose. Tutto dipende da come abbiamo continuato a vivere durante il sonno il nostro movimento. Che, ripeto, è stato un movimento eh, che si è espresso nella logica atemporale, quindi nella logica astrale. Durante il sonno i nostri corpi fisici sono ricaricati energeticamente grazie al lavoro del nostro spirito e del nostro corpo astrale. Certamente noi... Dobbiamo andare a riposarci in un certo tipo, in un certo stato di grazia. Nel senso, se andiamo a dormire nervosi dopo una giornata di arrabbiature, dopo una giornata di, di odio, di sofferenza, la vedo dura. E andare a, a vivere qualcosa di meraviglioso durante il sonno perché oppure anche se ci siamo alimentati in un modo scorretto e se siamo stati preda dei vizi che normalmente accompagnano attraverso le debolezze la nostra giornata. Certe frequenze le portiamo con dietro con noi, le portiamo durante la notte quando ci addormentiamo ma le portiamo anche quando un giorno abbandoneremo il corpo. Perché abbandonando il corpo, noi non abbandoniamo tutto ciò che fa parte del corpo. Abbiamo, abbandoniamo solo la materia, ma tutto ciò che l'ha animato rimane proprio nella nostra anima, nella nostra energia. Quindi tutti quei desideri, tutte quelle situazioni. Che quei movimenti disarmonici che abbiamo creato con il nostro corpo fisico diverranno un bagaglio nella nostra natura astrale che dovremo ben comprendere e cercare di purificare in qualche modo. Quindi, durante la vita fisica, noi abbiamo bisogno di dormire sereni e dovremo riposare per tutto il tempo che serve al nostro organismo. Per potersi rigenerare e anche per essere pronto ad affrontare il nuovo giorno che verrà. Perché non vi dimenticate che, come a scuola, ogni giorno è una materia nuova da studiare. Ogni giorno porta delle novità, anche se non sembra. E che quindi, se non avremo realizzato quelle del giorno prima, sarà un problema accumulare tutte queste situazioni che non faranno altro che appesantire sempre di più la nostra esistenza. Ma prima però di abbandonarci a questa energia ristoratrice, noi dobbiamo prenderci il giusto tempo per vivere quel momento di riflessione che ci è utile per farci comprendere quale sia stato il nostro movimento nella giornata che giunge al suo termine. E magari analizzando quei movimenti distonici che possono aver creato dolori intorno a noi, sofferenze, incomprensioni e anche tristezza al nostro prossimo. Guardate che tutto il dolore che noi creiamo negli altri è riflesso torna anche dentro di noi e che se noi abbiamo l'umiltà di ascoltare questa vocina della nostra coscienza ti riparla questa coscienza durante questa analisi che opera attraverso la buona volontà e ci fa comprendere che il nostro movimento durante il giorno non è stato poi tanto corretto quindi attraverso un'analisi del nostro comportamento che, che, che noi abbiamo in certi momenti durante la sera prima di addormentarci, noi possiamo migliorare la nostra esistenza. Senza paura però e anche senza appesantire la nostra analisi con sensi di colpa, perché alla fine conducono alla rassegnazione, eh, diminuendo sempre quel desiderio di essere migliori, perché quando uno dice io sono fatto così, cosa ci posso fare? Sta mostrando la realtà, la sua resa, che non va bene. Noi dobbiamo sempre combattere, la vera battaglia è dentro di noi, è contro tutte quelle negatività che noi emaniamo attraverso il nostro comportamento, prima pensato e poi manifestato attraverso azioni chiare e concrete. Quindi la rassegnazione è brutta perché ci pone nella condizione di non reagire all'errore. Noi non dobbiamo mai rassegnarci alle nostre debolezze. Riconosciamo che ne abbiamo, ma non per questo ci dobbiamo rassegnare. Se noi riconosciamo che di avere delle debolezze, nello stesso modo in cui le riconosciamo ci dobbiamo impegnare a cercare di alleggerirle nella nostra vita, cercando di operare con delle scelte particolari che ci permettano di alleggerire questo vizio, questa negatività che alla fine poi porta distonia dentro di noi e intorno a noi. Quindi, la rassegnazione sicuramente fa il diminuire il desiderio di essere migliori. E la riflessione e l'analisi ci portano a capire cosa veramente dobbiamo fare per elevare il nostro pensiero e quindi per modificare le nostre azioni. Quindi,. È importantissimo dedicare qualche attimo a questa analisi quotidiana. Non occorre tanto tempo, credetemi. Basta quel poco che serve per rivedere nella nostra mente i punti salienti della giornata. Va a finire, come succede anche a me, che ricordando il nostro movimento poi il sonno ci prende. Ed è molto bello addormentarci in uno stato riflessivo, perché durante la notte questa riflessione continuerà, solo che non sarà più la nostra mente a portarla avanti, ma la nostra natura spirituale. Ecco che è molto importante addormentarci con pensieri di bene con energie elevate, con vibrazioni superiori, perché poi durante la notte noi saremo aiutati proprio nella nostra natura astrale, nella nostra natura spirituale, ad avere quelle forze e quelle capacità che sicuramente ci renderanno da subito esseri migliori. Noi abbiamo anche la capacità di sintetizzare in pochi attimi tutte le ore trascorse durante la giornata. E quando noi diamo alla nostra mente il permesso di essere visitata dall'energia del cuore, noi abbiamo la capacità di poter riassumere il nostro comportamento in pochi attimi. Ed è lì che nasce il vero. Lavoro, attraverso quei propositi che nascono, nel momento in cui rivediamo alcuni passaggi, magari non troppo luminosi, della giornata che abbiamo appena vissuto. Faccio un esempio: una discussione che abbiamo avuto durante il giorno, magari con una persona che ha lasciato in noi amarezza oppure qualche insoddisfazione qualche cosa di sospeso mi capita a volte andiamo a dormire e diciamo caspita anche oggi non è stata una buona giornata sono stato nervoso ho reagito negativamente a tutto <ride> Ho creato un sacco di problemi che sicuramente potevo anche evitare se mi fossi impegnato un pochettino e soprattutto ho fatto del male alle persone che stanno intorno a me. Quante volte succede che queste realtà emergono durante questa analisi? Perché è importante che emergano queste situazioni perché se emergono hanno... Noi abbiamo la possibilità di comprendere veramente come fare per non ripeterle. Una battuta pesante, magari che abbiamo lanciato durante un contatto che abbiamo avuto con una persona, o una risposta avvelenata, un pensiero anche avvelenato, o una parola di troppo, eh? una non considerazione, una leggerezza. O una troppa considerazione, o un brutto pensiero, o magari un interesse troppo egoistico, o magari un giudizio pesante e avventato, oppure un pensiero maldicente. Ecco, tutte queste situazioni rimangono impresse da subito dentro di noi, semplicemente perché creano immediatamente l'effetto del dolore e della tristezza che ci invade. Tristezza e dolore che giungono da coloro che abbiamo offeso. Vedete, noi durante il giorno ci muoviamo attimo dopo attimo, a volte sono talmente veloci questi movimenti che praticamente non riusciamo a fissarli. Magari poi ce ne rendiamo conto, ma è sempre troppo tardi. Che abbiamo detto qualcosa che non dovevamo dire, ma durante la sera, quando noi abbiamo la possibilità di riflettere in profondità, la coscienza ha la possibilità di riavvolgere il nastro della giornata e farci ascoltare i punti salienti che debbono rimanere impressi nella nostra mente e nel nostro cuore. Noi. Abbiamo anche la capacità di riassumere tutto quanto è accaduto durante il giorno, grazie alla nostra coscienza, che come vi ho detto è lo strumento che è al servizio della nostra natura superiore. Uno strumento che cresce sempre di più esperienza dopo esperienza, ma non solo esperienze personalmente vissute ma anche attinge energie dalle esperienze altrui, la nostra coscienza. Perché come io dico sempre, noi siamo, attingiamo da tutto e da tutti. E tutto quello, siccome siamo esseri individualizzati, spiriti individualizzati, ma facciamo sempre di parte di una realtà eh, comune che si chiama umanità. Non è più come il regno animale che noi eh, obbediamo a ciò che le informazioni dell'anima di gruppo animale impone razza per razza. Noi siamo esseri individualizzati, però facciamo sempre parte dell'anima del mondo, facciamo sempre parte dell'anima dell'umanità e comunque siamo sottoposti ad assorbire le vibrazioni altrui. Come i pensieri altrui, come le azioni altrui, che a volte divengono esempi che noi non vediamo l'ora di mettere in pratica. E purtroppo la maggior parte di questi esempi che noi desideriamo mettere in pratica non sono per niente positivi. Certamente non stiamo vivendo in un momento molto felice, non vedete che ovunque. Noi volgiamo lo sguardo, c'è disarmonia, non vedete la degenerazione che galoppa in tutti gli aspetti della nostra vita, nella musica, nell'arte, nella poesia, in tutte quelle realtà che un tempo erano definite realtà divine, oggi si sono tutte demonizzate. Non c'è più, più quel senso. Logico elevato, tutto è capovolto, tutto è tristemente degenerato e dovunque noi guardiamo lo sguardo non possiamo certamente avere degli esempi positivi. E io mi domando che tipo di esempi la nostra eh, attuale società sta dando all'umanità del futuro, la decadenza in ogni aspetto della vita. In ogni realtà che oggi le cose più decadono, più sono definite importanti e realtà artistiche, quando poi veramente nulla, nessuno ha più niente da, di trasmettere di altamente elevato e di positivo. Oggi tutto è divenuto spazzatura e questo fa parte del tempo che viviamo. Non viviamo solo, non ci nutriamo solo di cibo spazzatura, ma ci nutriamo anche di idee spazzatura. Pers vedete un po' cosa trasmettono le televisioni, vedete un po' cosa vengono proposte alle nuove generazioni. Questo è veramente un momento in cui il mondo demoniaco ha piena attività su questo pianeta. Quindi dobbiamo necessariamente necessariamente usare il nostro discernimento per cercare di eliminare questa spazzatura e questo non lo facciamo dando energia alla spazzatura, ma la dobbiamo ignorare, la dobbiamo allontanare dalla nostra vita. Ci sono dei programmi eh, televisivi o dei giornali o delle realtà che continuano a diffondere spazzatura e dobbiamo ignorare. Non le dobbiamo criticare, le dobbiamo solo ignorare perché tutta questa spazzatura prende forza anche dalla critica, sia positiva che negativa. Quindi la miglior cosa per poter allontanare il male dalla nostra vita lo dobbiamo riconoscere e non considerare. Questo è l'unico modo, ignorare. Non dobbiamo dare energia a ciò che abbiamo deciso che non ha valore, perché altrimenti ci facciamo prendere da questo vortice di negatività e ne diventiamo partecipi. Quindi anche questo potrebbe essere un consiglio che noi possiamo accogliere per continuare a mantenere la nostra pace interiore. Quindi, dopo aver analizzato il nostro comportamento, noi dobbiamo prenderne atto e promettere a noi stessi di essere migliori. Dico a noi stessi, sì, perché tutto avviene in noi. Non dobbiamo promettere a Dio di essere più buoni, lo dobbiamo promettere a noi stessi. A Dio sta bene come siamo. Non gli interessa se noi siamo buoni o se siamo cattivi, questo deve interessare a noi, perché tanto il Padre Creatore conosce la potenza divina delle sue creature e ci aspetterà, forse anche un'eternità, prima o poi dovremo tornare a Lui. Quindi non ha certamente fretta, eh? prima o poi un essere... Deve, dovrà necessariamente illuminarsi. Quindi, noi lo dobbiamo a noi stessi: noi dobbiamo promettere a noi stessi di essere più buoni e più corretti, perché se noi ci impegniamo in questo movimento, non facciamo altro che migliorare la nostra personale condizione. A Dio non interessa assolutamente se siamo buoni e cattivi, o cattivi. Questa è una cosa che riguarda noi, ripeto, soltanto noi, perché essere migliori è una cosa che dobbiamo desiderare solo per noi. E dal momento in cui non ci impegniamo a riflettere su determinati eventi della giornata, già comprendiamo che comportamento avremmo dovuto tenere per non creare distonia. Perché tutto avviene in pochi istanti, quindi non è necessario impiegare tanto tempo, perché tutto è in noi. Tutto è in noi ed è registrato dalla nostra anima, come vi ho già detto. E per questo motivo basta solo un po' di buona volontà per riavvolgere il nastro del registratore, per riascoltare e quindi rivivere quello che. Che abbiamo fatto durante il giorno. In sostanza, come vi ho detto, è la stessa cosa che facciamo ogni volta che usciamo il corpo, affrontando quella situazione che comunemente chiamiamo morte. Addormentarci la sera è un po' come morire, no? Eh, andiamo a letto e mica ci ricordiamo con chi siamo, mica ci ricordiamo se siamo biondi o siamo mori. Mica ci ricordiamo se abbiamo la pelle nera o l'abbiamo bianca, mica ci ricordiamo eh, che abbiamo una laurea in giurisprudenza. Quando ci addormentiamo dimentichiamo tutto quello che siamo, però al momento che ci risvegliamo il giorno dopo tutto rientra in noi e siamo quelli del giorno prima. La morte, nella morte succede la stessa cosa. Un po' come addormentarsi, perdere momentaneamente. La visione della materia che incarniamo, finché poi non la riprendiamo nella totalità, quando troviamo un altro corpo in grado, che ha la capacità di ospitare il nostro spirito per continuare la nostra esperienza evolutiva. Certamente, in quel caso, quando noi lasciamo il corpo, il, eh, il, il nastro lo dobbiamo riavvolgere per intero e non solo per un giorno. Come avviene ogni sera quando ci accingiamo a rivedere il nostro vissuto della giornata. Comunque tutto viene registrato dalla nostra anima, dal primo vagito all'ultimo respiro. E non solo il nostro movimento fisico è, ma attenzione, lo ripeto spesso, anche quello mentale, ovvero il movimento dei nostri pensieri. Perché vi ho detto, i pensieri sono realtà che noi creiamo oppure che noi ospitiamo, perché non tutti i pensieri che sviaggiano dentro la nostra mente sono stati creati da noi. Alcuni, la maggior parte di questi noi li assorbiamo dall'etere. La vita ci chiama a volte a vivere momenti duri e anche a dei sacrifici e a vivere delle situazioni che spesso fanno soffrire. Ma è importante non subire la sofferenza della preoccupazione tanto e sapete io come la penso perché questa è la mia filosofia, tanto accade sempre solo ciò che deve accadere. Certamente in queste manifestazioni noi abbiamo un ruolo determinante perché il fulcro di una realtà siamo sempre noi tutto ciò che gira intorno a noi fa parte di noi lo abbiamo permesso lo abbiamo creato lo abbiamo ospitato lo abbiamo desiderato quindi le preoccupazioni alla fine sono inutili in quanto ogni volta che ci si preoccupa di qualcosa, non facciamo altro che agevolare l'avvento di ciò che si teme. E per questo, quando parliamo di paura, io dico sempre che bisognerebbe allontanare da noi la preoccupazione. Perché ditemi un po', qual è il senso di occuparsi prima? Di una cosa che magari non avverrà mai, o che appunto avverrà perché è chiamata a gran voce dalla nostra paura. Semmai dovremmo impegnarci ad occuparci di quel qualcosa nel momento in cui si manifesta, nel momento in cui accade, allora abbiamo anche la capacità di comprendere ogni realtà che attraverso la preoccupazione non comprenderemo mai. Dobbiamo quindi imparare a vivere più serenamente la nostra esistenza, con la consapevolezza che siamo uomini e donne, cioè siamo una umanità che vive in una dimensione, oserei dire, di passaggio dal regno animale umano a quello umano angelico. Perché non ci dimentichiamo che abbiamo da poco abbandonato il regno animale, quindi abbiamo sempre delle caratteristiche che ci legano al regno che ci ha preceduto. Però in noi abbiamo anche il regno che eh, ci sta chiamando. E questo regno che ci sta chiamando, che è un regno, oserei dire. Più angelico, più spirituale, più energeticamente voluto, che ci chiama attraverso quegli attributi della coscienza, quegli attributi che possiamo ascoltare in determinati momenti della nostra giornata, soprattutto quando ci impegniamo in un lavoro di ascolto interiore perché il piano angelico ci chiama, ci chiama e fa emergere in noi attraverso la voce dello Spirito i giusti propositi che noi dobbiamo impegnarci ad assolvere nella nostra vita. Quindi dobbiamo vivere questa crescita da esseri umani e come ho detto anche la scorsa volta... Non da santi, ma però neppure da demoni. E potremmo dire che l'essere umano è a cavallo tra la logica del demone e la logica dell'angelo. Noi siamo una realtà che evolve attraverso l'errore. Come diceva Seneca, errare umano mestre. Cioè è umano errare, ma è diabolico perseverare nell'errore una volta che l'abbiamo riconosciuto. Perché, come dico sempre, come dirò per sempre: il karma, il registratore del karma, si avvia sul rec, cioè sulla registrazione, dal, non dal momento in cui noi commettiamo un errore. Inconsapevolmente, ma da quando noi lo commettiamo consapevolmente, il registratore karmico inizia a registrare. Quindi, esseri che vivendo la loro umanità abborriscono tutto ciò che è disumano, questo dobbiamo essere. E questo è il segreto della felicità, della felicità umana. Che non è una felicità totale, ma è bastevole per questa dimensione. Perché la felicità che noi andiamo cercando è una felicità che possiamo comprendere solo a livello umano. Perché quell'altra felicità, forse la possiamo intuire nelle nostre profondità, ma non sappiamo cosa può portare, perché vibra su un'altra frequenza. Quindi noi cerchiamo di raggiungere questa felicità umana. E certamente se noi ci impegniamo a vivere la nostra umanità nel vero senso della parola, quindi nel vero senso divino, nel vero senso della programmazione divina, noi possiamo vivere questa felicità nella nostra dimensione. Questo è il segreto che a volte... È sfugge eh? e questo è il vero scopo della vita per noi creature di questa dimensione raggiungere la nostra felicità che poi scopriremo un giorno che raggiungere la felicità in questa dimensione significa imparare ad amare significa saper amare perché non esiste un essere che ama che non sia felice Generalmente l'infelicità è una realtà che vivono coloro che non si esprimono appieno nella logica dell'amore. Perché quando un essere ama, e non dico che bisogna amare come amano gli angeli o come amano gli esseri evoluti, amare come amano gli esseri umani. Togliendo tutto ciò che è disumano dalla nostra vita, quindi lavorando con quella giusta dose di compassione, con quella giusta dose di comprensione, con quella giusta dose di rispetto, noi riusciamo a vivere la nostra umanità. Come dico spesso, la santità la vivremo in un'altra dimensione. Però la dobbiamo avere come meta finale, perché essere santi significa essere sacrificati, essere, rendere tutto sacro, quindi essere parte consapevole del divino. Questa è la santità. E noi, insomma, per il momento abbiamo delle difficoltà a riconoscerci tali. Però pensate che la nostra meta finale è raggiungere questa santità. Che non sarà più una santità legata ad un aspetto materiale, ma ad una conoscenza profonda della nostra divinità. Noi dobbiamo solo vivere questo equilibrio in questo momento tra materia e spirito, che io oserei chiamarla umanità. Ecco l'equilibrio tra materia e spirito è l'umanità. Non bisogna fare grandi cose, eh? potremmo. Non esserne capaci, quindi cerchiamo di fare ciò che possiamo e dobbiamo fare. E una cosa la possiamo sicuramente fare, essere umani, perché la natura ci aiuta in questo, perché ci ha creati umani. Quindi in potenza noi già abbiamo appieno questo valore dobbiamo solo mantenere attraverso l'uso del discernimento e della nostra buona volontà. Non è difficile. Allora, cerchiamo di analizzare profondamente la nostra giornata, domandandoci siamo, quanto siamo stati umani e quando non lo siamo stati. E non è difficile. Sono stato umano oggi al 100%. Prima bisogna avere chiaro il concetto d'umanità e bisogna allora fare un passo indietro e comprendere che l'essere uma umani significa mettere a frutto verso il bene la nostra intelligenza. Significa anche domare i nostri movimenti distonici. Significa anche domare la nostra natura inferiore, la nostra natura bestiale. Questo significa essere umani, portare equilibrio nel nostro stato d'essere. È da lì che nasce il proposito, un proposito di essere più umani nel giorno che viene. Sarebbe meglio da subito, ma siccome andiamo a dormire, non abbiamo modo di sperimentare. Quindi sarà il giorno dopo una opportunità per essere migliori. Ecco, se noi ci impegniamo a fare un'analisi che, ripeto, non, 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 non ha bisogno di molto tempo ogni sera, noi abbiamo chiaro il nostro movimento del giorno ed è un lavoro che stiamo anticipando. Solo attraverso questo lavoro noi possiamo comprendere cosa dobbiamo fare, le lezioni che dobbiamo imparare nel giorno che sta per giungere. E solo in questo modo possiamo migliorare. Comprendere il nostro movimento, o meglio, rivedere il nostro movimento. Ecco. Noi dobbiamo vivere continuamente con questa logica se noi ci comportiamo così come possiamo non essere ogni giorno migliori teniamo sempre presente comunque che i propositi nascono dal profondo della nostra coscienza e che ogni proposito che nasce dentro di noi è il consiglio come vi ho detto, del nostro Sé superiore, il nostro Spirito, quella scintilla divina partorita dal Creatore. Io ho incontrato in una mia esperienza astrale questa realtà divina che noi chiamiamo il nostro vero Sé. E so di essere io, il vero ed unico io, quell'io come posso dirvi, quelli ho realizzato in una forma molto più evoluta. Ed è sempre quella forma che ci accompagna, che ci consiglia, che molti hanno pure chiamato l'angelo custode. Noi, noi abbiamo un maestro unico che vive dentro di noi, dobbiamo solo cominciare a contattarlo. E, ed è importante quindi fare pace con noi stessi entrare in contatto con la nostra vera natura e soprattutto cominciare a farci guidare da essa perché se noi diciamo al nostro io superiore to guida tu noi possiamo anche affidarci totalmente perché sappiamo che non ci farà fa fare mai un incidente che sarà sempre vigile nella nostra vita che ci farà percorrere il giusto sentiero, che farà emergere in noi le giuste necessità e creerà le occasioni migliori per essere migliori. Però dobbiamo far lavorare la nostra natura, li dobbiamo permettere di agire, non dobbiamo sempre dare il permesso alla nostra mente di guidare perché... Noi attraverso la nostra vita, che viviamo quasi sempre in automatico, non siamo mai noi stessi. E poi ci lamentiamo di certe cose, ma se noi non abbiamo lavorato per guidare questa barca che è la nostra vita, con chi ce la dobbiamo prendere? Al timone, il timone non lo dobbiamo mai lasciare. Al timone della nostra vita ci siamo noi. Non dobbiamo delegare la mente. Perché la mente non è perfetta. La mente opera per il bene della materia. Non opera mai per il bene dello spirito finché non è illuminata dalla luce del cuore. E per il momento questa situazione non è possibile. Perché una mente illuminata non può altro che essere compagna dell'energia del cuore. Cuore e mente devono camminare a braccetto, da buoni amici, perché la mente è importante, la mente raccoglie l'intelligenza, raccoglie determinate realtà che sono molto utili per muoverci nella materia, ma il cuore ha accesso alle vie dello spirito, il cuore è il canale diretto per contattare il creatore, cosa che la mente non può assolutamente fare. Per questo noi dobbiamo utilizzare al meglio queste due opportunità. E dal momento in cui esistiamo, Dio ci ha concesso tutto ciò che serve per poter vivere la nostra eternità. Dunque, in noi vi è tutto ciò che serve per compiere questo stupendo viaggio che ci conduce giorno per giorno verso la nostra unica meta che poi è il cuore di Dio. E non dimentichiamoci mai che nel nostro corredo spirituale, come nel nostro corredo animico e fisico, noi abbiamo tutto ciò che serve per adempiere al nostro programma incarnativo. A dire la verità, non dovremmo chiedere niente a Dio perché, vedete, io parto dal presupposto che il creatore, quando permette ad un essere di incarnarsi, non solo gli permette di scegliere la sua posizione nell'evoluzione ma li fornisce anche tutte quelle realtà di cui ha bisogno. E queste realtà le abbiamo tutti, nessuno escluso. E quando vi dico che qualcuno ha delle capacità superiori, non è stato Dio a donarle queste capacità superiori, perché avrebbe commesso un'ingiustizia. Dio è equanime, Dio è giusto, è perfetto. Quindi dà a tutti le stesse opportunità, le stesse possibilità. È l'uomo che le usa o non le usa, che le vive o non le vive, ma tutti abbiamo le stesse logiche per evolvere. Eh, quindi, se qualcuno ha qualcosa di un altro, è una propria realizzazione spirituale. Sapete, la meritocrazia spirituale esiste e un essere più evolve. Più accumula potenza divina che poi necessariamente manifesta vita dopo vita. E questi do, queste doti, questi talenti che qualcuno potrebbe definire talenti donati dal creatore, questi talenti sono personali realizzazioni spirituali di chi li ha, ah, di chi li manifesta. Tutti però li possono manifestare una volta che li realizza. E poi ci sono persone che sicuramente hanno esperienze maggiori di altre. Quindi, se una persona è nata 50 anni prima di un'altra, avrà più cose da dire. E ci sono persone che sono nate secoli prima di noi. Ci sono esseri che sono nati miliardi prima di noi. Quante cose hanno da dire più di noi? Quindi. È logico che se un essere manifesta delle capacità, sono personali realizzazioni. O perché è nato prima o perché si è impegnato più di noi, ha raggiunto livelli superiori. Ma tutti lo possono fare. Non è che Dio fa le preferenze. Non si può credere a questo. Come non si può credere che Dio sia l'origine di tutto il male che esiste sulla terra. Le diversità le ha fatte l'uomo, non le ha create Dio. Eh, e anche tutti coloro che dicono Dio non dovrebbe permettere, Dio non ha permesso un bel niente, sono gli esseri umani che hanno creato questa diversità, quindi Dio non ha nulla a che fare con tutte queste ingiustizie, con questa sofferenza del mondo, basta accusare il divino, perché tutti coloro che hanno questo pensiero maturano karma che poi dovranno purificare, Dio è giusto perfetto. Quindi dobbiamo cercare di allontanare da noi questo pensiero che Dio può permettere, che Dio manda, che Dio invia. Dio è amore, punto e basta. Tutto ciò che non è amore è creazione dell'uomo. E se l'uomo crea qualcosa che lo fa soffrire, per quale motivo Dio glielo dovrebbe togliere? Noi dobbiamo ragionare su questo. Tutte le volte che siamo di fronte ad un'ingiustizia, guardiamo in basso, non guardiamo in alto. Dio avrebbe commesso un errore se non avesse dato ad ogni creatura la possibilità di essere ciò che è. Quindi, se siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, dobbiamo pure avere in potenza questa immagine e questa somiglianza. La dobbiamo solo scoprire e ci vuole la giusta umiltà, ci vuole la logica accettazione e nessuno deve mai credersi di non avere qualcosa che altri hanno. Tutti abbiamo le stesse opportunità, le stesse cose. Possiamo chiedere a Dio forse di essere più buoni quando non ci impegniamo ad esserlo? Cosa potrà darci Dio di ciò che noi non vogliamo? Possiamo chiedere a Dio di occuparsi della nostra salute quando facciamo di tutto per ammalarci e poi diamo la colpa al divino che ci ha fatto ammalare e poi diamo retta alla religione quando dice il dolore che l'uomo prova lo invia Dio per provare la nostra fede, ma stiamo scherzando. Ma dove siamo? Al Medioevo, qui? L'uomo deve occuparsi di sé perché ha la possibilità di farlo, che ha tutte le opportunità per farlo. Ci sono cose su cui Dio non può intervenire e sono quelle cose che sceglie l'uomo. E poi se l'uomo fa scelte non corrette, a sue spese riconoscerà questo errore. Dio non è una macchina a gettoni. Tutto ciò che chiediamo per il nostro progresso può venire solo da noi, non ce lo può dare Dio. Dio non ci può eh, far essere migliori quando noi non ci impegniamo ad esserlo. Dio non ci può eh, far essere generosi quando noi vogliamo continuare ad essere egoisti. Dio non ci può togliere il dolore quando noi facciamo di tutto per crearlo. Certamente esiste la divina provvidenza, ma questa sappiate che si attiva da sola quando nella vita l'essere si impegna ad amare. E' è amando che si è amati ed è donando che si riceve. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare perché è l'essere umano che attira amore camando come attira odio odiando. Allora, una volta compresa questa meravigliosa logica divina, avremo sicuramente spazio nella nostra preghiera per occuparci di chi soffre intorno a noi. Allora chiederemo per loro quell'aiuto divino che serve per migliorare la loro situazione quando noi giungeremo a chiedere a dio ciò che serve al nostro prossimo con la stessa forza e la stessa intensità con cui la chiediamo per noi noi dimostriamo di esercitare il vero amore che non è altro che puro e disinteressato servizio gratuito incondizionato per gli altri in una parola noi esprimiamo l'amore divino. E poi la vera preghiera consiste in questo: nel chiedere all'universo la capacità di poterlo rappresentare in questa forma e in questa sostanza, e soprattutto di essere un'immagine di questo amore in carne ed ossa, perché. Tutto parla d'amore. Ogni cosa è amore. Un fiore che sboccia esprime amore perché lo fa incondizionatamente. L'amore di un animale, l'amore di un animale domestico, il rispetto che ha la natura vegetale e animale della nostra dimensione, noi manco ce lo sogniamo. Queste creature ci sono state rese compagne nella vita dal Creatore per migliorare la nostra vita e noi per migliorare la loro. Ma noi cosa facciamo? Per migliorare la vita di queste meravigliose creature che non sono altro capaci che amare. Cosa facciamo? Abbiamo creato una situazione talmente tremenda e terribile che tutto ha paura di noi. Se potessimo accorgerci di certi movimenti, noi ci accorgeremo anche che le piante al nostro passaggio vibrano, hanno paura, soprattutto quando percepiscono determinati pensieri e determinate vibrazioni. Nel regno animale questa realtà è più evidente, perché ci sono anche animali che piangono di dolore. E non sarebbero nati gli animali per soffrire il dolore che l'uomo crea. Ci vogliamo lamentare ancora con tutto quello che noi abbiamo creato, con il dolore che abbiamo creato a questo mondo, con la nostra disattenzione, con la nostra negatività, con i nostri pensieri, con la nostra cattiveria. Guardate che basta buttare una cicca a terra per bestemmiare la terra. Basta non rispettare le normali regole della nostra società per disturbare e deturpare l'armonia dei regni che sono stati creati per esprimere amore. C'è un fiore che vi ha chiesto qualcosa quando è sbocciato. Quando camminate per i campi e vedete una margheritina che esprime tutta la sua bellezza e magari il suo profumo che manco ascoltiamo, che noi crediamo essere una cosa naturale, che un fiore venga su perché è primavera. Ma sapete che movimento c'è dietro allo sbocciare di un fiore? Credete che tutto sia logico, che sia automatico? Sapete quante realtà operano tra una dimensione ed un'altra? Sapete quante creature esistono per permettere a quella margheritina, margheritina di esprimere tutta la bellezza nella sua fioritura? Che è lì, se uno la guarda bene, se uno non la guarda bene lo stesso. Le margherite, i fiori. La natura non fa come l'uomo che si esprime per essere notato, per essere acclamato, per essere considerato. Questo è amore condizionato che dobbiamo imparare al più presto a dimenticare. E poi se vediamo qualcuno che soffre intorno a noi, che ci chiede aiuto in qualche modo, o che ci viene in mente sicuramente ha bisogno di noi. Vedete, io vi sto parlando di un argomento che ci permette di analizzare il movimento di questa vita per pensare di immaginare una vita migliore nella prossima. Ma tutti questi passaggi sui quali io mi soffermo e che spiego sono necessari. Per poter sperare in una vita migliore di questa. E poi noi dobbiamo essere sempre pronti ad essere amore, perché se questo non accade, necessariamente dobbiamo ripetere questa esperienza. E la ripetizione, credetemi, è sempre dolorosa. Perché certe cose poi vengono a noi il nostro spirito ripetere continuamente le esperienze in una dimensione pesante come questa non gioisce. Quindi è molto importante quello che vi dico perché questa è la vera fratellanza, perché la fratellanza è un particolare di quella realtà che noi chiamiamo umanità e deve far parte parte della nostra vita, altrimenti noi non viviamo appieno la nostra umanità. E quando un essere non vive la fratellanza, non vive neppure la sua umanità. Quindi non sta vivendo la sua vera realtà in una dimensione che impone questo movimento che si chiama umanità. Quindi, in questo momento storico, appunto, l'umanità sperimenta attraverso la famiglia, come spesso vi dico, il principio karmico. Infatti, gli esseri si ritrovano vita dopo vita per risolvere questioni rimaste in sospeso. Ma. Questo non sarà per sempre, eh? badate bene: quando supereremo questo livello di evoluzione, non ci saranno più le famiglie karmiche, vi saranno unioni legate solamente dall'amore, quello con la A maiuscola che noi manco conosciamo. Oppure a volte viviamo sprazzi mascherato magari anche da altri atteggiamenti ma sono talmente pochi sono talmente ridicole quelle forme di innamoramento spirituale che manco ce le ricordiamo certamente cambieranno molti aspetti della vita sociale in una dimensione futura ognuno capirà come tirar fuori il meglio di sé, per il bene della comunità e anche dell'intera creazione, sì. E soprattutto quando vivremo in questa nuova vibrazione d'amore comprenderemo che il regno di Dio è dentro di noi. E una volta compresa questa grande verità, noi necessariamente dovremo attingere. Da questa miniera di tesori che l'universo ci ha donato, proprio perché, come vi ho detto prima, il Creatore offre le, tutte le stesse possibilità a tutti i Suoi figli, nessuno escluso. E se il Regno di Dio è dentro di noi, noi dobbiamo sicuramente attingere da questa profondità. Provate a scendere. Scendere dal vostro io è l'unica realtà che ci permette di stabilire il vero contatto con la nostra vera realtà, che è divina. Non vi fate abbagliare da ciò che gli occhi vedono, riflesso nello specchio. Quello è uno dei tanti corpi che la nostra natura divina occupa per fare un determinato tipo di esperienza. Poi ne cambieremo un altro e un altro ancora finché ne avremo bisogno. Quindi la nostra esistenza è una responsabilità, una grande responsabilità e sicuramente dobbiamo considerare che in questo tempo e ancora per un po' sicuramente avremo bisogno di incarnarci. Cioè, di dare forma alla nostra sostanza in un nuovo corpo affinché possa il nostro spirito conseguire e procedere nella sua evoluzione. Questa continuità la dobbiamo vivere ancora per un po' di tempo attraverso le varie reincarnazioni, perché abbiamo anche fatto, un, se abbiamo fatto un'analisi profonda, ci rendiamo conto che attraverso le nostre inadempiezze, attraverso le nostre, i nostri limiti e le nostre debolezze, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di altre esistenze per perfezionarci. E sono sicuro che se umilmente affrontiamo questo argomento che è l'introspezione, noi scopriamo che in questa vita non, non saremo capaci di risolvere tutto ciò che pende nei confronti dell'evoluzione. E che quindi già questa impossibilità di risolvere tutto in questa vita ci deve allargare lo sguardo ad altre esistenze. La reincarnazione poi però non è eterna, perché, come spesso vi dico, gli esseri si incarnano finché hanno bisogno della materia. Per poter esprimere la propria evoluzione. Poi nel tempo giungeremo al punto in cui la forma, cioè la materia, cioè il corpo fisico, non servirà più per evolvere, poiché sarà la sostanza, cioè la nostra energia spirituale e astrale, a continuare il percorso di apprendimento che comunque non avrà mai fine. La nostra sostanza si fonderà nella coscienza unificata del creatore, continuando a crescere in sapienza e in potenza. Ecco la spiegazione sintetica del processo di illuminazione dell'essere, la perdita progressiva della materia densa. E cosa rimane? La sostanza la luce, cioè l'essenza. Proprio come gli esseri che non hanno più corpo, sono sostanza, sono sempre loro, eh? non hanno più una materia, ma sono sempre loro come saremo sempre noi quando lasceremo il corpo una volta completata la nostra missione incarnativa. Paradossalmente, vi ho già detto prima, quando ci addormentiamo è un po' come morire, non è? forse è vero che quando ci addormentiamo dimentichiamo che siamo belli, che siamo brutti, che siamo sposati, che siamo grassi, che siamo magri, che siamo poveri, che siamo ricchi, e beh, se siamo poveri a volte ci sveglia la fame, per cui, è di, oppure il freddo, però generalmente quando dormiamo e cadiamo in quella logica profonda che chiamiamo sonno, veramente siamo da tutt'altra parte quando ci addormentiamo dimentichiamo anche le persone che odiamo e anche quelle che amiamo guarda un po poi al risveglio riprendiamo coscienza e torniamo ad occupare il nostro posto nella storia della vita torniamo quindi ad essere quelli che eravamo prima di addormentarci e come vi ho detto prima e mi piace ripetere perché ci sta proprio bene. Questo è un po' quello che accade quando un essere muore. Tutto ciò che è del mondo rimane nel mondo anche se noi andiamo da un'altra parte. Ecco perché non conviene attaccarsi troppo a ciò che passa. Noi in confronto alla casa e alle cose che abbiamo siamo un'eternità che vive. Vita dopo vita, l'essere vive la sua continuità. Certamente utilizzando le esperienze del passato e come le utilizza, prende spunto, le utilizza per poter migliorare la sua attuale esperienza. A cosa servono le esperienze che abbiamo fatto nelle altre precedenti vite? Ad essere migliore, a rendere più veloce il nostro percorso realizzativo. Quindi torniamo anche per completare il nostro programma evolutivo quando ci incarniamo e soprattutto per risolvere ciò che rimane in sospeso dalla vita che abbiamo passata. In più abbiamo una nuova missione da compiere nella nuova vita. Perché ogni vita che andremo a vivere non sarà mai uguale a quella che passa anche se siamo sempre noi, però cambieranno sempre le, le logiche, perché non saremo prima di tutto sempre nello stesso corpo, non saremo sempre nella stessa famiglia, non saremo sempre nella stessa razza, non saremo sempre nella stessa nazione, non saremo sempre nella stessa realtà eh, planetaria. Ed ecco che sommandosi realtà, esperienze e situazioni, a volte la vita diviene complicata. Semplicemente perché se non abbiamo svolto tutto il lavoro nella precedente esistenza, lavoro che avevamo programmato prima dell'incarnazione, ci troviamo con molte cose in più da risolvere e ripeto in più abbiamo anche altre cose da fare in quanto siamo presenti in un altro tempo e quindi come ho detto in un altro corpo che sicuramente richiedono le dovute attenzioni ecco come la vita si complica e diventa a volte insostenibile perché abbiamo sempre tanto troppo lavoro arretrato. La vita è una potente scuola, si impara da ogni cosa e come dalle scuole terrene vedete bene che possono esserci alunni indisciplinati che disturbano, che disturbano la comunità, che non prestano attenzione agli insegnamenti e che alla fine non vengono promossi. Quindi devono ripetere la stessa classe e le stesse lezioni. Purtroppo siamo nella terza dimensione e ormai da molte generazioni e non riusciamo ancora a superare questo livello di evoluzione perché non ci impegniamo abbastanza, non ci impegniamo a rispettare quelle regole evolutive tutte proprie della dimensione che occupiamo di cui vi ho parlato fino adesso. Dunque, allo stesso modo nella scuola della vita, molti esseri umani indisciplinati non riescono a superare le prove, quindi dovranno ritornare. Ecco che la vita ci offre continui ed infiniti insegnamenti che se non vengono raccolti ci faranno tornare sulla Terra per affrontare le stesse lezioni. Quindi è importante, importantissimo che noi ripetiamo le stesse lezioni, perché se non le superiamo dovremo sempre sostenere degli esami su quelle materie. Certamente gli esseri illuminati, superando gli esami delle incarnazioni, non vengono più sulla Terra a meno che non decidano di tornare come maestri per aiutare l'umanità a crescere. Generalmente quando, generalmente quando si incarnano è perché hanno deciso di tornare per aiutare eh, l'umanità a crescere. E anche noi quando ci incarniamo dobbiamo ancora imparare o risolvere alcune questioni, a differenza di coloro che tornano. Eh, quindi dobbiamo superare tutti quei livelli della nostra evoluzione fisica, ma anche evoluzione mentale e spirituale. Eh. Poi una volta conseguiti questi eh, raggiungimenti ci permetteranno di giungere alla perfezione. Quindi a quella libertà da quelle incarnazioni, quindi a quella libertà che ci porta obbligatoriamente ad os essere ospitati da un corpo fisico soggetti alle leggi della dimensione fisica. Ecco la perfezione di cui parlava Gesù quando affermava, siate perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli ma questa perfezione avviene nel tempo non può avvenire in una sola esistenza io ve lo, ridico, ve lo dico sempre perché comunque questo ci permette di accettarci un pochettino di più senza demonizzarci in un modo pericoloso quindi saremo perfetti nella pienezza del nostro tempo se siamo qui è perché siamo anche noi ripetenti, tutti siamo ripetenti. Abbiamo qualche materia che non abbiamo superato, abbiamo qualche esame che dobbiamo ridare. Questo dimostra che una sola esistenza non può essere sufficiente a raggiungere una perfezione tale da raggiungere. Un certo tipo di consapevolezza ed una somiglianza con il creatore. Purtroppo, noi esseri umani non sempre comprendiamo il motivo per cui siamo nati sulla Terra e la maggior parte delle persone. Crede che la vita serva soltanto a procurarsi tutto quello che serve per soddisfare le esigenze del corpo. E questo è anche un'affermazione un della mente. C'è gente che crede. Di venire al mondo tutte le volte per imparare a leggere, imparare a scrivere, imparare a camminare, imparare a parlare, imparare a mangiare, poi mettere su famiglia, studiare, fare un mutuo per comprarsi la casa, assicurarsi una tomba al cimitero. Ci sono persone che hanno già la bara sotto al letto. Ci sono persone che hanno già comprato il posto al cimitero. Certamente per non disturbare i figli, ma insomma ditemi voi se questo è il senso della vita. Ma non dovrebbe essere vissuta nel senso più pieno la vita, godendosela, godendosela attimo dopo attimo. E come si fa a godere la vita attimo dopo attimo? Attimo dopo attimo. Dobbiamo essere presenti non dobbiamo essere concentrati su un futuro che magari non ci sarà mai così come lo pensiamo e soprattutto non dobbiamo mai essere concentrati sul passato perché già la nostra vita attuale parla del passato perché la nostra vita attuale è un insieme di esperienze vissute nel passato quindi la vita deve avere pure un'altra motivazione, un'altra idea della nostra esistenza la dobbiamo pure avere. Ci sarà qualche altro lavoro che stiamo compiendo oltre a questo continuo procurarsi di ciò che serve per le nostre esigenze corporali, ci sarà pure qualcos'altro. Sicuramente se non ci fosse stato qualcos'altro, credo che molti di noi magari non sarebbero ancora nati, non sarebbero mai nati. Probabilmente ora non abbiamo coscienza di tutto ciò, ma tutte le volte che lasciamo il corpo vi assicuro che questa coscienza si risveglia in noi e ci fa capire il perché ci siamo incarnati e soprattutto porta alla nostra attenzione. Una realtà molto triste che consiste nell'aver perso tempo inutilmente. Il tempo è prezioso, ma non perché ci porta a fare soldi, perché il tempo è l'unica opportunità che abbiamo in questa dimensione per poter vivere la nostra esperienza in questa vita materiale ed è nel tempo di questa vita che noi abbiamo l'opportunità di fare esperienze e quindi di migliorare sempre di più la nostra condizione spirituale. Non possiamo pretendere che ognuno di noi possa conoscere il motivo della sua presenza in questo pianeta, però sicuramente c'è un progetto che riguarda ognuno di noi. E questo lo dobbiamo ammettere. Anche perché ognuno è diverso dall'altro. Quindi ognuno è un universo che sta sperimentando la propria evoluzione. Poi, logicamente, le implicazioni che vita dopo vita creiamo con il prossimo che si va formando ci portano a creare le future famiglie sempre karmiche nel bene e nel male perché karma ripeto significa movimento quindi azione registrazione dell'azione registrazione del movimento perché quando parlo di karma mi raccomando non pensiamo sempre e solamente al male mm. quindi però non ci dobbiamo dimenticare che karma significa azione, quindi non è altro che la registrazione di un movimento, che sia fisico o che sia di pensiero. Ci sono famiglie meravigliose, che vivono nella gioia continua, stanno vivendo il risultato di una buona semina, che sicuramente hanno effettuato in atto esistenze. Ci sono poi famiglie che soffrono, che hanno un sacco di complicazioni e di problemi. Queste stanno vivendo le conseguenze di una cattiva semina in un altro tempo che ora necessariamente devono accettare, riassorbire. Scegliamo i genitori, quante volte ve l'ho detto, scegliamo i nostri figli, ci mettiamo d'accordo su come chiamarci perché anche il nome è vibrazione, quindi verbo, quindi informazione. Ed ecco che allora è importante avere un'idea piuttosto chiara della nostra incarnazione e la vita tenta di darci queste informazioni attraverso il movimento e attraverso le abitudini che abbiamo, buone o cattive, attraverso il modo di pensare, attraverso il carattere che abbiamo, attraverso i desideri che abbiamo, anche quelli più intimi. Tutto parla di noi se lo sappiamo ascoltare nel giusto modo e soprattutto attraverso le nostre reazioni alle infinite circostanze della vita, cominciando dalle relazioni che abbiamo con il prossimo, perché se vi ho detto che noi ci siamo circondati di esseri che come noi debbono sperimentare un'esperienza simile, noi abbiamo una famiglia che non è solo biologica, ricordatevelo sempre, tutti coloro che fanno parte della nostra vita appartengono alla nostra famiglia karmica. Tutti coloro che lasciano il segno al loro passaggio fanno parte di questa famiglia karmica spirituale. Quella biologica è quella più diretta. Beh, se io ho una persona che, che mi odia e sta a New York, certamente questa vita, la lontananza ci aiuta. Ma nella prossima vita, se dobbiamo risolvere questo problema dell'odio, ci dobbiamo pure avvicinare fisicamente. E magari questo mio, questo personaggio che mi odia da New York, nella prossima esistenza, magari sarà mio padre, magari sarà mia madre, magari sarà mio figlio. Magari sarà il mio fidanzato o la mia fidanzata. Dipende che tipo di sesso sceglierò, dipende che tipo di famiglia sceglierò. Sicuramente l'odio ci avvicina nella prossima esistenza, come l'amore. Tutte le cose negative che non riusciamo a superare sono il motivo della nostra esistenza attuale. Quelle positive che portano gioia, soddisfazione, appagamento, serenità, pace interiore, benessere esteriore e molte altre realtà positive sono il raccolto di luce partorito da una buona semina. Noi siamo qui per estinguere il nostro debito karmico o per gioire della nostra registrazione karmica. Nel caso negativo dobbiamo riassorbire tutte quelle energie discordanti che un tempo abbiamo creato. Ecco la funzione del dolore nel processo evolutivo umano. Ne abbiamo già parlato. Siamo tornati per eliminare tutto ciò che non è utile al nostro progresso spirituale. E purtroppo la maggior parte degli esseri umani non ha ancora capito che il dolore ha una funzione fondamentale di equilibrio nell'economia della vita, e quindi non si può pensare di vivere senza di esso. Perché? Perché il dolore risponde sempre ad una legge incredibile e vasta di causalità, non di casualità. Molto spesso il nostro dolore ha una storia molto antica, specialmente quando è legato al karma creato in altre vite, vite precedenti, certamente. Finché l'uomo sarà quello che oggi è, il dolore sarà parte integrante della propria vita. Ne abbiamo già parlato anche in quella meravigliosa conferenza che recentemente abbiamo fatto sul significato del dolore umano. Mm. Quindi il dolore sarà parte integrante della vita dell'uomo perché il dolore esprime funzioni evolutive, fondamentali. Possiamo dire che questo valore è imposto dall'evoluzione stessa. Ed ecco che ogni giorno, violando la legge, l'uomo crea le sue pene future. Le cause da noi generate per legge di compenso devono necessariamente trasformarsi in effetti. Quindi non si può neutralizzare un effetto se non lo si riconduce invertito alla causa che l'ha originato. In questo modo l'effetto si annulla poiché trova la sua compensazione. Ecco la spiegazione del senso in un modo sintetico del dolore. Dunque, come abbiamo già affermato molte volte e in molte altre occasioni, il dolore fa evolvere e l'evoluzione annulla progressivamente il dolore. In sostanza, il dolore riassorbe la causa, colma il debito e fa progredire. L'essere. Ecco, in sintesi, il significato della sofferenza umana. Certamente, abbiamo trattato lo scopo della vita, il senso della nostra esistenza e siamo andati a vedere quel di analizzare in profondità quello che è accaduto nel nostro passato perché noi come vi ho detto prima abbiamo tutto racchiuso nella nostra anima e possiamo accedere a questo archivio acacico quando lo vogliamo in qualsiasi momento della nostra vita per questo vi dico che il regno di Dio è dentro di noi per questo vi dico che la verità è dentro di noi perché noi siamo la verità che finora abbiamo realizzato, e finora abbiamo raggiunto e finora compreso. Certamente, se noi vogliamo evitare nella nostra prossima esistenza le situazioni più spiacevoli che noi adesso viviamo nella nostra vita attuale, dobbiamo analizzare profondamente il nostro comportamento e agire di conseguenza. Ecco. In, in questo modo noi possiamo sicuramente avere eh, una prospettiva diversa, immaginare una prospettiva diversa, più luminosa e più gioiosa, però abbiamo tutto il dovere, perché lo dobbiamo a noi stessi, di analizzare in profondità se il nostro movimento è coerente alla logica dell'amore, ovvero al movimento dell'universo. Bene, io eh, concluderei questa prima parte questa sera e la prossima, la seconda parte la, la, la terrò sempre su focus e sarete avvisati quando al più presto la, vi porterò la seconda parte perché è importante comprendere il significato nella sua totalità di questo eh, argomento che stasera io ho trattato nella prima parte. In questo eh, voglio anche ricordarvi che eh, mercoledì sarò eh, in diretta... Eh, giovedì scusate sarò in diretta... Ad una radio web che si chiama La Fonte della Vita, dove parlerò eh, intervistato su esperienze di premorte e sul significato della vita dopo la morte. Poi eh, martedì prossimo ci rivedremo e tratteremo l'argomento che o sarà questo o l'altro che abbiamo programmato, che è l'atomo permanente. Un argomento molto importante che ci porterà a comprendere il significato della vita, però partendo dal ventre materno. Come viene concepito? Eh, l'atomo spirituale, cos'è l'atomo spirituale e come funziona il processo della gestazione umana e soprattutto la ricreazione dell'anima dentro il feto che si sta creando per poter venire a manifestare una nuova esperienza di vita. Bene, io spero di essere stato utile anche stasera con questo argomento. Prima di salutarvi e di abbracciarvi tutti, anche se virtualmente, vi dico sempre che siete, anche se non vi vedo nel mio cuore, vi, ogni volta che io guardo la telecamera, penso, immagino di vedermi una volta in una città, una volta in un'altra e vi abbraccio tutti con il mio cuore, con il mio pensiero. E vi ricordo che potete sostenerci e darci la possibilità di portare... Avanti questa nostra opera attraverso le iscrizioni alla nostra associazione. Ci sono diverse. Eh, C'è una tessera diversificata quest'anno, dove potrete vedere sul nostro sito con le varie realtà che eh, potete potrete in qualche modo usufruire a seconda della tessera che fate. Vi ricordo che tutti questi filmati sono, eh, oltre ai canali, alle piattaforme varie, pubblicati anche sul nostro canale video, su Vimeo, e potete collegarvi sul, no, al nostro sito per avere tutte le informazioni eh, possibili per poter... Continuare a mantenere questo importante contatto. E, mh, vi ricordo che è appena uscita la nostra rivista Quarta Dimensione. E spero che a tutti coloro che sono iscritti arriverà al più presto e che la potete richiedere: coloro che non sono iscritti, visitando il nostro sito www.associazione.saras. It. Adesso prima di lasciarvi vi lascio ad un'anteprima della nostra rivista, quarta dimensione numero 1 2021. Grazie e buona vita a tutti.